Allora, buongiorno a tutti, direi che possiamo iniziare. Allora, l'obiettivo di oggi è quello di rivedere assieme velocemente quelle che sono le principali caratteristiche dell'ereditarietà e provare a applicare con qualche semplice esercizio. Allora, vi richiamo velocemente le slide relative all'ereditarietà, che erano presentate nell'ultima lezione. Quindi, soprattutto dobbiamo capire che cos'è l'ereditarietà e a cosa serve. Abbiamo detto, in estrema sintesi, che l'ereditarietà, consiste sostanzialmente nell'avere una, classe che è un sottotipo di un'altra classe. Di solito questa nuova classe si chiama, classe derivata, e invece la classe di partenza si chiama classe di base. Cosa succede quando abbiamo l'ereditarietà? Che avviene per inciso andando a utilizzare una parola chiave nuova che è extends. Sostanzialmente avviene che la nuova classe, in questo caso manager che è derivata, eredita dalla classe di base employee tutto il suo contenuto. Oltre a ereditare, la nuova classe cosa può fare? Può andare ad aggiungere nuovi elementi. Quindi l'idea è, faccio una specie di copia e incolla molto raffinato, nel senso che viene gestito dal compilatore, non lo faccio io a mano. In più posso aggiungere dei nuovi elementi. Oltre ad aggiungere, posso andare a, estendere, fare quello che si chiama un override, ovvero in presenza di un metodo definito nella classe di base, io posso definire un metodo che ha lo stesso nome e gli stessi parametri, quindi esattamente identico, che va a fare un'operazione leggermente diversa. Attenzione, mentre per quanto riguarda le aggiunte, io posso aggiungere sia attributi che metodi, per quanto riguarda l'override, l'unica cosa che posso fare è andare a ridefinire dei metodi. Quindi non posso andare a fare un override di un attributo, anche perché l'unica cosa che potrei fare è andare a ridefinire il suo tipo. Sostanzialmente, se io faccio un override, vado a nascondere quello che c'era nella classe di base. Quindi, se lo faccio con un metodo, in realtà i due sono analoghi, quindi posso chiamare uno o l'altro. Se lo faccio con un attributo, sostanzialmente vado a nascondere e basta, quindi perdo traccia di quello che era definito nella classe di base. Come funziona l'ereditarietà? Beh, sostanzialmente l'idea è che il concetto di base dell'ereditarietà è quella che si chiama la generalizzazione, ovvero quando io ho una classe di base da cui eredita una classe derivata, e vedete qua come si rappresenta in UML con questa freccia. Sostanzialmente è come se l'insieme degli oggetti della classe di base e l'insieme degli oggetti della classe derivata si trovassero in una relazione di sottoinsieme l'uno dell'altro. Quindi manager, che è una classe derivata, corrisponde a un insieme che è un sottoinsieme di employee, che è la classe di base. Quindi dobbiamo sempre tenere presente questa relazione tra gli insiemi perché ci spiega molte cose, cioè ci spiega ad esempio che ogni manager in realtà, oltre ad essere un manager, è comunque parte del soprainsieme degli impiegati. Quindi in generale noi siamo sempre comunque in grado di andare a utilizzare un manager semplicemente sotto le spoglie di un semplice impiegato. E questo è sostanzialmente quello che è il funzionamento base del polimorfismo. Quindi io ho la possibilità, tramite un riferimento di tipo employee, di fare riferimento sia a un oggetto employee sia a un oggetto manager. A questo punto,
qual è il passo successivo? E il passo successivo è quello di andare a, ad esempio, definire un array di impiegati, in cui ovviamente noi possiamo mettere degli impiegati, ma possiamo anche andare a mettere dei manager. Ricordatevi che un array è sostanzialmente un insieme di riferimenti e quindi ciascun riferimento può sostanzialmente fare riferimento o puntare a un oggetto esattamente di quella classe, quindi employee, oppure una qualunque delle sue sottoclassi, proprio in virtù di questa rappresentazione, cioè ogni manager è anche un impiegato e se estendiamo il ragionamento alla classe CEO, che estende manager, sostanzialmente CEO è un sottoinsieme di manager che a sua volta è un sottoinsieme di impiegato, quindi qualunque CEO è a sua volta anche un impiegato, almeno se andiamo a accettare questo tipo di rappresentazione. Una volta che noi abbiamo definito un array, quindi un insieme di riferimenti alla classe di base, che ovviamente puntano a oggetti della classe di base, ma anche a oggetti delle classi derivate, posso andare a sfruttare questa proprietà facendo delle chiamate a dei metodi. Quindi che cosa avviene? Avviene sostanzialmente in questo esempio un ciclo in cui ho una variabile di ciclo che mi permette di andare a puntare a ogni elemento dell'array, quindi qui nulla di nuovo, e poi faccio it.print. Anche qui, da un punto di vista di scrittura del codice, non c'è niente di nuovo. In realtà, la parte nuova è dovuta al fatto che se andiamo prima a vedere, dentro il nostro team, uno degli elementi è un manager e non è un impiegato molto semplice. Quindi questa chiamata, è una chiamata particolare. Come fa il compilatore a verificare che sia corretto? Beh, il compilatore non sa, guardando questo frammento di codice, se gli elementi che stanno dentro team siano di tipo employee o di una qualunque delle sue classi derivate. Quindi, in maniera molto molto conservativa, dice, va bene, IT è di tipo employee, io faccio i controlli in termini di employee. Quindi, se employee ha un metodo che si chiama print, benissimo. Per me questa invocazione è corretta. E delega poi alla macchina virtuale Java, alla Java Virtual Machine, andare a risolvere il problema. Perché abbiamo visto che nel micro esempio che vi ho presentato prima, questo in cui abbiamo ridefinito il metodo print, quando io chiamo il metodo print ho un'ambiguità, verrà chiamato questo qui di employee, o questo di manager? Ecco, il comportamento è esattamente quello che ci aspettiamo, ovvero se indipendentemente dal tipo di riferimento, l'oggetto è un oggetto di tipo manager, verrà eseguita questa variante dove stampa sia il nome che l'unità. Se invece l'oggetto, di nuovo indipendentemente dal riferimento, è di tipo employee, allora verrà eseguito questa variante. Ecco, a questo punto, in fase di esecuzione, la Java Virtual Machine mette in atto un meccanismo che si chiama di dynamic binding, in cui sostanzialmente va a vedere la chiamata. Il compilatore gli ha garantito che è una chiamata corretta, quindi lui va a prendere il riferimento IT e va a vedere qual è la classe dell'oggetto puntato da questo riferimento. Abbiamo detto che il riferimento e l'oggetto possono essere di due classi diverse. Employee in questo caso, manager potrebbe essere il primo oggetto che sta nel nostro array. A questo punto, che cosa fa la Java Virtual Machine? Va a vedere com'è definita la classe manager, immaginando che l'oggetto a cui punta il nostro riferimento sia di tipo manager. Se manager definisce al suo interno il metodo print, quindi sostanzialmente ridefinisce quello che era definito nella classe di base, allora esegue quella variante. Se invece il metodo, scusate, la classe manager non ridefinisce il metodo print, cosa succede? Semplicemente la nostra virtual machine va a vedere nella classe superiore, che nel nostro caso specifico è employee. In questa
ovviamente dovrà trovare il metodo print, perché il compilatore gli ha garantito che dentro la classe employee, che è il tipo di T, c'è un metodo print. Quindi l'idea è che il compilatore garantisce che prima o poi, risalendo su da classe derivata a classe di base, si trovi finalmente una classe che fornisce un'implementazione di quel metodo. E quindi sicuramente almeno un'implementazione c'è. È possibile che nelle classi derivate ci sia una ridefinizione e allora nella risalita, appena troviamo una ridefinizione, la eseguiamo. Okay? Io vi ho parlato di più livelli, nel caso specifico ce ne sono due, però se immaginate il CEO non ridefinisce print, quindi si va al manager, il manager ridefinisce print, quindi viene eseguito quello. Questa capacità di poter utilizzare al posto di un oggetto employee, un oggetto di tipo manager, è quello che si chiama il principio di sostituibilità, ovvero quando ho S è un sottotipo di T, allora io posso sostituire agli oggetti di tipo T un oggetto di tipo S. Ricordiamoci che quando facciamo un override dobbiamo andare a ridefinire esattamente quel metodo. Non possiamo andare a cambiare i parametri, il tipo di ritorno. La signature, del metodo deve essere esattamente quella. Allora, scusate che non avevo sott'occhio la chat, adesso leggo. Allora, la domanda è perché la classe di base è quella che è più grande? Allora, torno un attimo indietro allo schema che avevamo visto prima. Scusate, ma non avevo sott'occhio la chat e quindi non ho visto. Allora, rispondo alla prima domanda. Perché employee è la classe più grande, corrisponde all'insieme più grande e non viceversa? Perché sostanzialmente questo, l'ereditarietà, lo possiamo vedere come un meccanismo di generalizzazione andando verso l'alto o specializzazione andando verso il basso. Anche nella vita quotidiana, se immaginiamo l'insieme meno specializzato è quello più ampio. Immaginate, che, per definire un insieme, noi andiamo a definire delle caratteristiche, degli elementi che stanno al suo interno. Immaginate un insieme di persone. Se io dico semplicemente che devono essere persone, ho l'insieme più ampio. Man mano che aggiungo caratteristiche, quindi non so, devono essere alti almeno 1,60 m, devono avere i capelli biondi, gli occhi azzurri, eccetera. Man mano che aggiungo nuove caratteristiche, sostanzialmente definisco delle sottoclassi che sono più specifiche, cioè sostanzialmente scendo in questa gerarchia. Vado naturalmente a restringere il mio insieme. Quindi è questo il concetto dell'andare a restringere. Allora. Allora, manager ha gli stessi elementi di employee, ma ne aggiunge altri. Per l'appunto, aggiungendo qualcosa diventa più specifico. Passo alla seconda domanda, scusatemi. Sì, direi che il secondo messaggio che c'è in chat esattamente riepiloga in maniera efficace quello che stavo dicendo. Allora, sul at override, ecco, ci stavo arrivando, adesso ve lo dico, poi ci torniamo. Allora, sull'override che cosa succede? Sostanzialmente, eccoci qua. L'idea è che la ridefinizione che devo fare è una ridefinizione che io devo fare esattamente di quel metodo, altrimenti
non faccio un override, ma vado semplicemente a definire un nuovo metodo che magari ha lo stesso nome, ma al limite è un overload, quindi è distinto. È possibile, e nelle slide ve lo presentavo con questo esempio, che io abbia commesso qualche piccolo errore. Adesso qui l'errore che ho commesso esplicitamente è di andare a mettere una P maiuscola. Ma un altro errore possibile potrebbe essere quello di mettere un tipo di ritorno diverso, oppure mettere dei parametri diversi, un numero o una quantità di parametri diversi. Ecco, in tutti questi casi, quando il compilatore vede un metodo che non è esattamente identico a quello che sta nella classe di base, che cosa fa? Considera questo metodo come un qualcosa di assolutamente scorrelato. E quindi, quando deve andare a fare l'operazione di risalita nella gerarchia, quando va dentro manager, trova un metodo che non è esattamente print, ma è una sua variante, quindi non lo considera e non lo esegue. Il risultato è che noi ci saremmo aspettati che la stampa di un manager ci desse anche l'unità che gestisce, e invece non abbiamo questo output, abbiamo semplicemente come output quello che era definito nella classe di base. Ecco, per evitare questo tipo di errori, che cosa succede? Succede che sostanzialmente quando ho a che fare con un override, posso, non è un obbligo, è un consiglio di metterlo, indicare che questo è un override e quindi dire sostanzialmente che questo metodo dovrebbe essere la ridefinizione di un metodo che sta nella classe di base. A questo punto il compilatore cosa fa? Prende atto di questa nostra dichiarazione di intenti, perché questa è una dichiarazione di intenti, e se non la rispettiamo, sostanzialmente ci dà un errore. E quindi ci dice, guarda che tu mi avevi detto che questo avrebbe dovuto essere un override, ma non lo è. Risultato, ci segnala un errore. È un errore, quindi assolutamente io non riesco a compilare il mio codice, è come se fosse un errore di sintassi, mi dice guarda che tu hai dichiarato qualcosa, poi non l'hai fatto, quindi per me il tuo codice non è corretto. Quindi in generale è una specie di autogaranzia che il programmatore mette dicendo al compilatore guarda questa è la mia intenzione, controlla che l'abbia fatto bene. Quindi questa è l'ottica con cui io vado a fare queste operazioni. A questo punto, nel nostro esempio di prima, aspettate che non trovo più il cursore, nel nostro esempio di prima, scusatemi, che è questo. Sostanzialmente quando facciamo employee IT, due punti team, a ogni iterazione all'interno di employee viene messo un riferimento che può essere un riferimento a un impiegato, quindi sostanzialmente in linea con quello che abbiamo dichiarato qui, o anche un manager. Quindi sostanzialmente prendo un riferimento a un manager, e lo metto dentro un riferimento a un impiegato. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente ho fatto una specie di conversione. Ed è quello che sostanzialmente in Java, ma in realtà in tutti i linguaggi di programmazione, si chiama un upcast. Up perché normalmente quello che viene fatto è rappresentare le classi che sono legate ad ereditarietà, mettendo le classi di base, quindi quelle più generali in alto e quelle più specifiche in basso, quindi passare da un riferimento manager a un riferimento employee, sostanzialmente vuol dire andare verso l'alto. Okay, quindi questa è una convenzione da cui poi ha preso il nome di up o down. L'upcast quindi che cosa fa? Sostanzialmente
fa un'operazione assolutamente sicura, perché se ricordiamo gli insiemi, qualunque manager o qualunque elemento di una classe derivata è anche membro della classe più di base. E quindi è un'operazione che io posso fare tranquillamente. Per questo motivo posso sì andare a indicarla in termini di cast esplicito, quindi mettendo il nome della classe destinataria tra parentesi tonde, ma Java, in realtà tutti i linguaggi di programmazione ad oggetti, mi permettono di omettere questo cast e quindi mettere semplicemente m uguale a m. Perché? Perché il compilatore ha la garanzia che quell'operazione sia sicura. L'operazione inversa, che invece si chiama downcast, è quella di partire da un riferimento di tipo impiegato, quindi della classe di base, e provare a convertirlo a un riferimento di tipo manager. Questo non è sempre vero, perché di nuovo, se andiamo a vedere il nostro insieme, ci sono alcuni elementi della classe impiegato, ce l'abbiamo qua, che non sono dei manager. Quindi prendere un riferimento a questo oggetto e dire che è di tipo manager sostanzialmente rappresenta un errore. Per questo motivo il compilatore chiede che questi cast vengano scritti esplicitamente e lo impone. Quindi sostanzialmente ci chiede di scrivere chiaramente che conversione vogliamo fare e sostanzialmente quella scrittura rappresenta una assunzione di responsabilità. Noi garantiamo al compilatore che in base alle nostre logiche, in base ai nostri controlli, quella conversione sia corretta. Attenzione, come leggevo sulla chat, gli oggetti non vengono toccati, ok? Cambia semplicemente il tipo di riferimento. Quindi quando io faccio un upcast o un downcast, l'oggetto non cambia, è sempre quello. Cambia il tipo di riferimento. Cambiando il tipo di riferimento, cambiano anche il tipo di controlli che fa il compilatore. Quindi il compilatore che cosa fa? Il compilatore non sa il tipo vero dell'oggetto. Non lo può sapere perché in fase di compilazione questa informazione non è disponibile. Sa semplicemente il tipo del riferimento. E quindi che cosa fa? Fa i controlli su, ad esempio, la chiamata a un metodo, sul tipo del riferimento. Quindi se io punto un oggetto manager con un riferimento di tipo employee, vedrò esclusivamente i metodi di employee. Quelli che sono comunque nell'oggetto, io non li vedo perché il compilatore me lo fa vedere attraverso employee, ed employee è un sottoinsieme dei metodi che sono definiti in manager. Allora, penso di aver risposto più o meno a tutte le domande che c'erano prima in chat. Allora, l'ultima domanda è: il cast dei tipi primitivi chiama una funzione di libreria. Allora, io ve l'ho saltato perché in realtà era la cosa più, insomma, più simile a quello che c'era in C. Scusatemi, ma ogni tanto mi sparisce il cursore. Allora, torniamo indietro così. Ecco qua. Quando ho dei tipi primitivi, sostanzialmente quello che avviene è che in qualche modo il compilatore prende il contenuto della variabile e lo converte, per cui se ho un intero lo converte in floating point, quindi cambia veramente la rappresentazione. Una delle cose probabilmente più noiose del corso di informatica di base del primo anno sono le rappresentazioni numeriche. Sono noiose perché poi gli esercizi magari sono veramente poco appassionanti, però è utile sapere come funziona perché è chiaro che
Il tipo di dato che può essere rappresentato con intero e quello che può essere rappresentato con float sono molto diversi e anche come vengono gestiti i bit in queste due rappresentazioni è molto diverso, quindi c'è veramente una trasformazione da uno all'altro. Allora, altra domanda, se io voglio avere il nome di un CEO devo fare il downcast employee e poi usare il metodo employee? No, perché? Quando il compilatore ha a che fare con un CEO, vede tutti i metodi che sono in CEO, più tutti i metodi che sono in manager, più tutti i metodi che sono in employee. Quindi il bello della ritargetà è che io quando ho un riferimento a una classe più specifica, vedo non soltanto i suoi metodi, ma anche tutti quelli che ho ereditato e quindi posso tranquillamente chiamarli senza problemi. Quindi ereditano tutto quello che sta sopra. Il compilatore, allora, sui cast primitivi sostanzialmente è il compilatore che aggiunge un'istruzione che fa, una o più istruzioni che fanno la conversione di tipo. Quindi non è una funzione di libreria, anche perché questo tipo di conversioni sono veramente base, sono già predefinite in qualunque processore. E quindi aggiunge lui direttamente le istruzioni in cui fa la conversione. Ok, benissimo. A questo punto, allora, rispondo prima all'ultima domanda. Se un employee viene promosso e quindi diventa un manager, quindi stiamo parlando della realtà fisica, no? Quindi un impiegato fa carriera, viene promosso, diventa un manager. Come faccio a rappresentare questa cosa? Giustamente il commento è corretto, non posso cambiare l'oggetto in sé, per cui quello che devo fare è andare a creare un nuovo oggetto manager, che quindi sarà diverso dall'employee, e sostanzialmente sostituirlo ovunque compariva. Quindi dove c'erano riferimenti all'impiegato, devo modificarlo. In Java, come in tanti linguaggi, non esiste la capacità di promuovere gli oggetti, quindi fargli cambiare classe andando ad arricchirli, perché sarebbe molto complicato. In alcuni linguaggi io posso, dato un oggetto, andare ad aggiungere, a runtime, quindi in fase di esecuzione, nuovi attributi e nuovi metodi. E tutti i linguaggi dinamici, Python per esempio, piuttosto che JavaScript permettono di andare a modificare gli oggetti a runtime, quindi aggiungere attributi e metodi. In Java questo non è possibile. Quindi se l'oggetto fisico reale cambia, devo veramente sostituirlo con un nuovo oggetto dentro il mio programma. Il trasferimento di dati da uno all'altro deve essere manuale. Sì, quindi devo andare io a definire un metodo che mi faccia la copia da uno all'altro. Per quanto riguarda la domanda precedente, sostanzialmente la risposta è qui. Esiste un operatore che si chiama instance of e mi permette di verificare se un riferimento è compatibile con un certo tipo. Quindi TeamD1 instance of manager mi dice sostanzialmente se l'oggetto puntato dal riferimento che sta nella posizione 1 del team sia di tipo manager o di una delle sue sottoclassi. Quindi sostanzialmente se io ho un riferimento a un oggetto employee e faccio instance of employee, ovviamente mi dà true. Se faccio instance of manager mi dà false. Perché? Perché viene detto che l'impiegato non è un manager. È vero viceversa, per cui se ho un manager e faccio instance of employee, questo mi dà vero. Sostanzialmente, instance of vuol dire appartiene all'insieme di, ok? Se immaginiamo la nostra metafora dei sottoinsiemi di prima. Quindi, questo meccanismo sostanzialmente mi permette di andare a garantire quella che si chiama una safety, una
cast safety nel mio programma. Perché se io sono sicuro, per come ho scritto il codice, che quello sia un manager, ad esempio, nessun problema, scrivo il mio downcast e il compilatore lo accetta, e a runtime non ci sono problemi perché ho garantito io, in base a come ho scritto il codice, che quel cast sia corretto. Se invece, per come ho scritto il codice, non ho questa certezza, allora quello che posso fare ovviamente è di andare a utilizzare scusate, il metodo, l'operatore instanceOf all'interno di un if per garantire che il cast venga fatto solo se è corretto. Se questo non è vero, cosa succede? Succede che ho un errore di runtime, quello che si chiama, c'era qui, eccolo qua, un class cast exception. Infine, visibilità, vi faccio vedere semplicemente questa tabella. Sostanzialmente, per gestire l'ereditarietà e la visibilità in maniera coinsistente, Java, in realtà non solo Java ma anche altri linguaggi, C++ ad esempio, definisce un nuovo livello di visibilità che si chiama Protected. Per armonizzarlo con gli altri livelli che abbiamo già visto, cioè livello private, livello package, livello public, l'idea è stata quella di andare a mettere Protected come un livello un po' più ampio di package. Quindi, quando io ho una sottoclasse che sta nello stesso package, la classe di base, ovviamente i suoi attributi con visibilità package sono in grado di vederli. Se però mi trovo all'esterno della classe in questione, scusate, del package da cui, in cui, a cui appartiene la classe da cui sto derivando, normalmente gli attributi con visibilità package non li posso vedere. Per questo motivo è stato introdotto Protected, che mi dice, ecco, è sostanzialmente come se fosse di package, ma in più, se la classe, è una classe derivata, allora quella può vedere i miei attributi. Allora, il principio di incapsulamento in parte viene rilassato. Perché l'idea è che a volte è comodo poter accedere direttamente agli attributi. Però sì, il livello protected, se volete, è una sorta di rilassamento, di quello che è il principio di incapsulamento. Tenete presente che io adesso vi ho parlato di attributi. Se noi andiamo a utilizzare la visibilità di package sui scusate, di package, la visibilità protected su dei metodi, ecco che a questo punto non andiamo a violare l'incapsulamento, ma andiamo a dare una visione privilegiata a quelle che sono le classi derivate, nascondendo alcune caratteristiche invece ad altre classi. Però se io giustamente metto un attributo con visibilità che in realtà non è privata, comunque sto vi un po' violando il principio di incapsulamento, quindi da package in su, applicato a degli attributi, sostanzialmente non è un incapsulamento perfetto. A volte si deroga a questo principio, bisogna farlo con insomma, le dovute cautele e non in maniera troppo estesa, altrimenti il rischio è che il mio codice sia poi di difficile comprensione, perché non so più chi può andare a toccare quali attributi. Questo vuol dire che definire classi derivate che posso definire classi derivate in package diversi? Sì, io non, questo non è un vincolo, quindi non serve il protected, posso mettere la classe derivata in un package diverso dalla classe di base. Quindi questo è sempre possibile. Ovviamente posso vedere solo i suoi metodi pubblici o quelli protetti eventualmente. Non esiste una visibilità che sia
solo classi derivate ma non package. Okay? Quindi non è previsto questo livello di visibilità. In generale, io l'unico modo che ho per andare a limitare l'ereditarietà sostanzialmente è quello di andare a sparito il cursore. Vi cerco l'esempio volevo farvi vedere, vediamo se. Eccolo qua. L'unico modo per andare a limitare l'ereditarietà è quello di utilizzare la parola chiave fee final. Final sostanzialmente mi dice che una classe non può avere nuove sottoclassi. Quindi se io dichiaro una classe final è impossibile andare a derivare questa classe. Se invece è applicata a un metodo, mi dice sostanzialmente che quel metodo non può essere ridefinito. Quindi sostanzialmente mi pone un po' di vincoli e mi limita quello che è l'ereditarietà. A questo punto proviamo a vedere l'ereditarietà messa in pratica con qualche piccolo esempio di codice. Chiudiamo questo e andiamo ad aprire Eclipse. Allora, vi creo una nuova classe che vado a chiamare vettore. La classe vettore, non so perché sulla proiezione non si vede la prima riga, cioè la dichiarazione di package. Non so se è un problema mio o. Ah, ecco, adesso è apparsa. Allora, la classe vettore la dichiariamo come una classe privata che ha un array di interi. Elementi. Ok? Vogliamo andare a creare un vettore sostanzialmente ridimensionabile. Quindi andiamo a fare un metodo di add che sostanzialmente aggiunge gli elementi al mio vettore, ma a un certo punto se ho superato la dimensione del mio vettore, fa un'operazione di ridimensionamento. Quindi avrò un private void resize che sostanzialmente che cosa fa? Crea un nuovo vettore. Nuovo uguale new int quadre e qui cosa vado a mettere come dimensione?
Una politica che potrei utilizzare è quella di andare a mettere elementi, punto, length per 2. Quindi sostanzialmente ogni volta che raggiungo il limite raddoppio la dimensione del mio array interno. Poi for int i uguale a 0, i minore di elementi, scusate, elementi.length più i. A questo punto cosa faccio? Vado a copiare nuovo di i uguale elementi di i. Ok? Quindi questo sostanzialmente mi permette di andare a fare un'operazione. A questo punto ho un metodo public, void add int elemento, in cui vado a mettere, utilizzando un private int next, elementi di next più uguale elemento. A questo punto come faccio a aggiungere gli elementi e allora, aggiungere gli elementi l'ho fatto. Come faccio a garantire che non si superi il limite? Allora, scusatemi un attimo. Arrivo. Scusate l'interruzione, come faccio a garantire che il mio array non esploda? Beh, sostanzialmente il meccanismo è abbastanza semplice, vuol dire che qua, prima di aggiungere un elemento, vado a vedere se next è uguale a elementi.length faccio un resize. Nel resize mi sono dimenticato un passaggio importante, e cioè elementi uguale a nuovo. Okay? Quindi qua sostanzialmente vado a perdere il riferimento all'array elementi precedenti e lo sostituisco con quello nuovo. Quello che posso fare con una classe di questo tipo, ad esempio, andare a mettere un metodo public int get int indice che mi fa un return di elementi indice. Qual è l'aspetto interessante dei getter?
è che ad esempio posso andare a verificare che se indice è minore di 0 oppure indice è maggiore o uguale di next, vado stampare un messaggio d'errore. E faccio un return di, ad esempio, integer. Diciamo min value. Ok, quindi non abbiamo ancora visto come funzionano le eccezioni, le affronteremo direi un po' più avanti, abbiamo altri argomenti da vedere prima, però ovviamente questo è un approccio un po' naif di andare a gestire gli errori, perché ovviamente stampo il messaggio però non faccio nulla. Quindi chi sta sopra, quindi chi ha chiamato questo metodo get, ragionevolmente non scoprirà mai che ha utilizzato un indice errato. Possiamo avere anche un metodo public int size che mi restituisce la dimensione dell'array in termini di elementi che io ho già inserito nel mio vettore. Quindi return next. E posso ovviamente andare a mettere mettiamo qua più in avanti, un public void put int indice int valore, che di nuovo se l'indice è fuori dai limiti non fa, cioè mi stampa il messaggio, altrimenti mi va a mettere elementi di indice uguale a valore. Quindi qualcosa di abbastanza semplice. Osservazione, manca il costruttore. È vero, manca il costruttore, per cui se io utilizzassi questo senza fare nulla, ve lo faccio così almeno vediamo l'esempio, vado a mettere qui dentro un class esempio vettore con un main. Quindi se io vado a mettere un vettore v uguale new vettore e faccio v.add 42, quello che ottengo è un bel null pointer exception. In particolare qui, quando cerca di andare a vedere la lunghezza di elementi, perché elementi è nullo. Ok? Quindi quello che posso fare è andare a inizializzare qua in line. Posso andare a inizializzare con un costruttore che magari riceve un parametro intero che mi dice la dimensione iniziale. Quindi ad esempio public vettore aperta chiusa tonda elementi uguale a new elementi di default size.
dove default size, vedete che Eclipse mi dice che default size non è una variabile, mi dà la possibilità di andare a creare una costante, una variabile, un campo, un parametro. Ecco, nel nostro caso è una costante che possiamo dire essere uguale a 10. Scusate, non elementi, ma bensì int. E posso andare a mettere un'altra variante, int iniziale, che è la dimensione iniziale del mio array. E posso crearli in un modo o nell'altro. A questo punto eseguo e ha funzionato. Giusto per verifica. System out println v.get di 0. Ok, quindi ho la mia risposta. Ok, se cerco di fare un v.get di so, 99. Quello che ottengo è accesso fuori dai limiti e mi restituisce questo valore particolare, che è il minimo valore numerico rappresentabile da un intero. A questo punto, ereditarietà finora non abbiamo visto nulla. Quello che vorrei fare è, va bene, definiamo un nuovo tipo di vettore che, oltre a fare queste operazioni, sostanzialmente mi permette di andare a mantenere i miei elementi ordinati. Quindi vado a definire una nuova classe che vado a chiamare vettore ordinato. Cosa metto dentro vettore ordinato? Beh, sostanzialmente metto tutto quello che ci sta qui dentro. Il resize è uguale, il get, il put anche, ovviamente i costruttori devono chiamarsi vettore ordinato, vettore ordinato. L'unica cosa che cambia è il metodo add, in cui sostanzialmente devo andare a fare una ricerca del prossimo elemento in cui andare a inserire il mio valore. Okay? Quindi todo inserire in ordine. Ok, vi lascio come esercizio provare a scrivere il codice qua che inserisce in ordine. A questo punto, però, la mia osservazione, che potrebbe essere anche la vostra, è sì, però queste due classi sono esattamente identiche. Se faccio una modifica da una parte e poi ragionevolmente devo riportarla dall'altra. Quindi sto sostanzialmente andando a sprecare un sacco di codice. Allora, a questo punto io vi racconto di una classe vado a mettere opipolito.it API dove abbiamo la documentazione online e vi vado a prendere dentro il package java.lang, scusate, non java.lang ma java.util, una classe che si chiama Arrays e che è una classe che non so quanto leggete, vi ingrandisco un po' il carattere. Sostanzialmente Arrays è una classe che definisce una serie di
metodi che possono essere utilizzati per andare a operare sugli array. In particolare, vi scorro velocemente, c'è un metodo che si chiama binary search che va a cercare un elemento immaginando che l'array sia ordinato, facendo una ricerca binaria. Per chi ha fatto il corso di algoritmi, questo dovrebbe essere una cosa nota. Sostanzialmente una ricerca binaria è una ricerca che è molto più efficiente di andare a scandire tutti gli elementi finché trovo quello che sto cercando. Sostanzialmente la ricerca binaria assume che gli elementi che devo andare a cercare siano ordinati e quindi che cosa fa? Va a vedere l'elemento che sta a metà della mia serie e va a vedere se quello che sto cercando sta a sinistra o a destra. Se sta a sinistra, cosa faccio? Va a vedere la metà della prima metà e di nuovo fa lo stesso ragionamento. Se quello che sto cercando è più grande o più piccolo, va a vedere la sotto sotto metà e quindi via di questo passo. Ovviamente capite che il numero di confronti che vengono fatti in questo caso non è mediamente la metà degli elementi finché trovo quello che sto cercando, ma è un qualcosa che cresce con il logaritmo del numero di elementi, quindi è molto più efficiente. Vedete che ho tante varianti di binary search per tutti i tipi di array. Oltre a questi, ho ad esempio anche copy of. Copy of che cosa fa? Mi crea una copia di un array andando a prendere gli elementi che stanno già in quello originale. E sostanzialmente, se la lunghezza è più grande, mi copia tutti gli elementi di quello originale e mi riempie gli altri di zero. Ok? Per tutti gli indici che sono validi nella copia ma non ci sono nell'originale, la copia conterrà degli zeri. Quindi sostanzialmente mi fa la copia. In pratica, torno nel nostro vettore qui, quando abbiamo parlato di resize, la copia che ho fatto qua sostanzialmente la posso fare in maniera molto più efficiente in questo modo. Vado a dire elementi uguale arrays.copy of elementi e la lunghezza è sostanzialmente elementi.length per 2. Quindi questo codice equivale a questo. Quindi copy of sostanzialmente ha un codice analogo a questo. È un po' più efficiente perché è stato scritto in maniera generica. Invece di copiare un elemento per volta, copia dei blocchi di codice, quindi è un po' più veloce rispetto al codice che abbiamo scritto noi. A questo punto, cosa dovrei fare? Dovrei andare a copiare questa modifica anche nel mio vettore ordinato. Oppure, in maniera molto più semplice, vado a dire che il vettore ordinato extends vettore e qui dentro questi elementi li cancello perché tanto sono già ereditati. Questi elementi li cancello perché sono già ereditati e mi resta semplicemente il metodo add. Il metodo add che vorrebbe andare a operare su next ed elementi e chiamare il metodo resize, ma non può. Non può perché quei metodi resize, elementi e next sono privati.
A questo punto ho due scelte. O vado a rendere questi elementi next e resize protetti, oppure che cosa faccio? Vado a mettere dei metodi che mi permettono di accedere a tutti quegli elementi. Ok? Seguiamo la prima strada, quindi andiamo a dire che sostanzialmente questi sono protected. Attenzione, essendo nello stesso package potrei anche lasciare una visibilità di package. Ok? Più in generale io vorrei dare la possibilità a chiunque, quindi qualcun altro che scriverà una classe in un altro package, di andare a ereditare da questa classe e quindi scelgo di andare a metterli come protected. Allora, il metodo put non saprei se rimuoverlo perché in realtà mi dà l'elemento in una certa posizione. Quindi ragionevolmente potrebbe anche restare. Ok? Qui dentro che cosa faccio? Devo andare a inserire un qualcosa che mi permetta di mettere gli elementi ordinati. Un modo di farlo è ad esempio quello di andare a fare arrays punto sort, vado a mettere il mio array elementi e poi vado a mettere dall'indice 0 all'indice next. Cosa fa il metodo sort? Lo possiamo vedere qui. Abbiamo visto copy of, vado a vedere, scusatemi, scorro velocemente. Ci sono tanti metodi che hanno tutti lo stesso nome perché ho tutte le varianti eccolo qua, il metodo sort array from index e to index sostanzialmente mi va a ordinare uno specifico intervallo di elementi in ordine ascendente. Okay. Il toIndex è escluso, quindi sostanzialmente ho utilizzato next perché è il primo elemento che non verrà ordinato. L'implementazione è un algoritmo che si chiama Dual Pivot in Quicksort. Quindi è una variante di un algoritmo standard che è il Quicksort, che sostanzialmente dovrebbe darmi buone prestazioni in vari casi. Quindi sostanzialmente quello che faccio è quello di andare a inserire l'elemento e ordinare. Ok. Altre possibili varianti. Lasciate come esercizio. Domanda, se uno volesse utilizzare merge sort, bisognerebbe definirlo ad hoc o via un metodo predisposto? No, sostanzialmente quel metodo lì utilizza un merge sort. La domanda successiva ci arrivo tra un attimo, vi
Finisco queste alternative e poi arrivo all'ultima domanda. Allora, altre alternative sono, dopo aver fatto il sort, scusate, dopo l'inserimento, dopo l'aggiunta dell'elemento, andare semplicemente a far scorrere l'ultimo elemento che ho aggiunto, perché sostanzialmente tutti gli altri sono già in ordine, quindi semplicemente lo posso far scorrere. Quindi dopo l'aggiunta faccio scorrere l'elemento nella sua posizione. Oppure uso una ricerca, ad esempio il binary search che vi ho menzionato un attimo fa, che si trova dentro la classe Arrays, per trovare la posizione in cui inserire. Queste sono due alternative rispetto a aggiungere l'elemento e poi chiamare brutalmente il sort. Allora, la domanda, sostanzialmente non ci sono tanti algoritmi definiti. Il merge sort viene utilizzato in altri casi, ad esempio, se ricordo bene. Qualche altro tipo di ordinamento usa un merge sort, ma non in questo caso. Okay? Sostanzialmente noi abbiamo predefinito un certo tipo di algoritmo e quello è, se vogliamo utilizzare degli altri, dobbiamo andare a definirli noi oppure a prendere una libreria che ce l'abbia. Altra osservazione, abbiamo visto che sostanzialmente questo frammento di codice è esattamente identico a questo. Ok? Sono copie pari pari, però ovviamente in questo metodo io ne ho un pezzo, quindi mi piacerebbe poter andare a richiamare l'altro add, quello che sta nella classe di base, e sostanzialmente poi fare questa altra operazione di sort. Come faccio? Allora, se io qui, invece di questo, scrivo semplicemente add elemento, cosa succede? Esattamente, è ricorsiva. In particolare è una ricorsione infinita, perché chiamo add di un elemento. Questo qua richiama se stesso, che subito richiama se stesso, che subito richiama se stesso. Risultato, se noi proviamo a creare un vettore ordinato, vo uguale new, vettore ordinato, e facciamo vo.add 1, è che il risultato è che, adesso vi scorro un attimo, ma ho quello che è un errore di stack overflow. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di memoria in Java, vi avevo raccontato come ci sono tre tipi di memoria: la memoria statica, quella dinamica anche chiamata heap, e quella locale che si chiama anche stack. E sostanzialmente cosa succede? Che ogni volta che io vado a fare una chiamata
a un nuovo metodo, metto dentro lo stack i parametri e le variabili locali e continuo ad aggiungere sullo stack ogni volta. Ovviamente lo stack ha una dimensione limitata e quindi a forza di fare chiamate di questo tipo, una dentro l'altra, lo stack si riempie e quindi abbiamo quello che è un overflow dello stack. Vedete che in realtà la riga in cui ho l'errore è questa, perché continua a chiamare quello che continua a chiamare se stesso e quindi vado sostanzialmente a far esplodere quello che è uno stack. Quindi nel caso in cui vi capitasse di avere un messaggio come questo, di Stack Overflow, avete sbagliato, avete fatto una chiamata ricorsiva che andando all'infinito, quindi senza fermarsi mai, ha saturato lo stack. A questo punto io vorrei chiamare il metodo add, ma non questo, quello della classe di base. Ovviamente add però in questa classe ormai è questo metodo, perché questo è una ridefinizione, un override di quello che stava prima. Per fare riferimento al metodo add, che però sta nella classe di base, devo andare a utilizzare la parola chiave super. Quindi super è sostanzialmente un parente di this, ma mascherato da classe di base. Quindi facendo super.add vado a chiamare il metodo add della superclasse, ovvero di vettore. Quindi a questo punto, se io vado a rieseguire il mio esempio, va tutto a buon fine. Quindi se vado ad aggiungere vo.add un po' di valori, 1, 7, 3, 2, e poi faccio system.out.println vo.get e vado a prendere l'ultimo elemento, cioè quello con indice 3. Dovrei ottenere, se tutto è corretto, 7. Ok? Mi piacerebbe anche poter stampare tutto l'array. Quindi systemout.println, vio. Ovviamente devo andare a rappresentarlo in qualche modo. Quindi quello che posso fare è andare dentro il mio vettore a definire, ad esempio, un public string to string che semplicemente mi restituisce la rappresentazione stringa. Domanda. Nelle lezioni ho detto che non si può fare a più livelli, nel senso che non si può fare super super. Quindi super.super non funziona, nel senso che l'architettura di Java presuppone che se io vado a fare un override di un metodo, voglio effettivamente andare a nascondere quello che stava sopra. Quindi dentro quel metodo posso sì fare un ultimo riferimento a cosa stava sopra, quindi la classe di base, ma in generale tutti gli altri, quindi anche poi le classi derivate, non potranno andare più su di quello che è l'override. Ovviamente posso andare a ovviare in questi modi, in vari modi, vado a definire un metodo che ha un altro nome, magari protected, che mi permette di scavalcare questo meccanismo. Però devo farlo di proposito dicendo voglio dare accesso comunque sia a queste funzionalità. Quindi toString voglio andare a restituire una stringa che contiene la rappresentazione di tutti i miei elementi, quindi posso fare, ad esempio, volendo essere efficiente, uno string buffer, risultato uguale new
string. Buffer di iniziamo con una quadra, poi for int i uguale a 0, i minore di next, if i maggiore di 0 res.append virgola spazio e res.append elementi di e infine res.append chiusa quadra return res.toString. A questo punto nel mio esempio posso fare vo.toString e quello che ottengo è 1, 2, 3, 7. Vi faccio notare che io il metodo toString l'ho definito dentro vettore. Automaticamente il vettore ordinato ha ereditato questo metodo. Quindi vedete che io il vettore ordinato l'ho definito come una classe molto molto limitata che sostanzialmente riutilizza buona parte di quello che era già presente dentro la classe di base, ma semplicemente fa una piccola modifica. Ok? Per cui, se invece di fare un vettore ordinato volessi fare un vettore, che so, ordinato in maniera inversa, o un vettore in cui gli elementi vengono inseriti in posizioni casuali, quello che volete, ecco, riutilizzo sostanzialmente il nucleo di vettore e vado a modificarlo. Esattamente, adesso ci arriviamo anche ai costruttori. Vedete che in vettore ordinato io non ho nessun costruttore. Nessun costruttore vuol dire che implicitamente, ve lo scrivo qua, implicitamente il compilatore ha generato un costruttore vuoto, ovvero un costruttore del tipo public void vettore ordinato, aperta e chiusa tonda e aperta e chiusa graffa. Okay? Io ve l'ho scritto qua, ma sostanzialmente è quello che viene creato automaticamente dal compilatore. A questo punto, quando io vado a creare un oggetto vettore ordinato, viene utilizzato questo costruttore. Però abbiamo visto che in realtà viene anche chiamato il costruttore della classe di base, perché altrimenti non funzionerebbe nulla in questo caso specifico. Come avviene questo? Beh, sostanzialmente dentro questo costruttore, visto che questa è una classe derivata, qui il compilatore ci aggiunge sostanzialmente una chiamata al costruttore senza parametri della classe di base. Okay? È la prima istruzione che il compilatore mette lì dentro. E se ne volessimo farla esplicitamente, per farla esplicitamente, sostanzialmente andiamo a utilizzare la stessa parola chiave di prima, super, però in forma di metodo. Quindi super. Scusate, ho fatto un errore madornale, ho messo void, di conseguenza questo non è un costruttore ma un metodo. Okay? Adesso è un costruttore. Quindi questo è un costruttore e quindi la prima chiamata che viene messa dal compilatore automaticamente è una chiamata al costruttore della classe di base.
Il costruttore della classe di base si chiama così, super. Quindi questo è, ve l'ho scritto io esplicitamente, ma è quello che automaticamente, se non l'avessi scritto, avrebbe generato il compilatore. A questo punto io posso tranquillamente andare a mettere anche altri costruttori. Ok? Attenzione a un dettaglio molto importante. Dentro la classe vettore io ho, perché l'ho definito qua, un costruttore senza parametri. Se volessi comunque sempre andare qui a creare un vettore di 10 elementi e qui volessi eliminare questo, cosa succede? Succede che qui dentro questa chiamata al costruttore senza parametri non può più riuscire, perché sostanzialmente nel momento in cui io non ho più il costruttore senza parametri, che viene generato dal compilatore solo se nessun costruttore è stato definito esplicitamente, non c'è più. Quindi il costruttore vettore aperta chiusa tonda non è definito. Quindi attenzione quando fate queste operazioni perché può essere un problema. Attenzione, io avendolo scritto ho un messaggio d'errore molto chiaro, mi dice che il costruttore vettore aperta chiusa tonda è indefinito e questo è sostanzialmente una chiamata al costruttore della classe di base. Se io non metto questo, cioè lascio che questo codice lo generi esplicitamente il compilatore, l'errore me lo ritrovo non più qui, perché il costruttore non c'è più, è generato implicitamente dal compilatore, ma me lo ritrovo qua. E mi dice implicit super constructor vettore is undefined. Implicit nel senso che è stato chiamato implicitamente dalla chiamata, cioè da quel costruttore che è stato costruito in maniera automatica dal compilatore. Quindi attenzione quando avete errori di questo tipo perché è probabile che siano dovuti a questo tipo di mancanza, cioè manca un costruttore di default nella classe di base. A questo punto torniamo qui, torniamo nel nostro vettore, rimettiamo il codice come era prima. A questo punto dentro vettore ordinato io posso andare a mettere un altro costruttore. Vettore ordinato int dimensione iniziale. A questo punto, invece di chiamare super in questo modo, gli posso passare dimensione iniziale. Questo ovviamente mi chiama il costruttore, non quello senza parametri, ma chiama l'altro costruttore, cioè quello che ha un parametro intero che mi inizializza l'array con una certa dimensione iniziale. Ok? Benissimo, allora finito questo, faccio che fare un team commit, salvo tutto. Vedete che quando faccio un commit mi vengono elencate tutte le nuove classi che ho creato. Ok, quindi lezione del, oggi è il 30 marzo 2020. Ok. Allora, domanda, si può fare anche una via di mezzo, cioè inizializzare con super gli attributi della superclasse
e nel costruttore non supera gli attributi della sottoclasse. Sì, allora, sostanzialmente questa chiamata qui, non so se ho capito bene la domanda, ma provo a rispondere. Questa chiamata qua sostanzialmente mi va a inizializzare gli elementi, gli attributi che sono definiti nella classe di base. Se io qui avessi un altro attributo, private string nome, ad esempio, qui potrei andare a dire nome uguale vettore ordinato. Oppure potete utilizzare un parametro o quello che volete. Quindi normalmente questo è l'approccio che si fa, che si usa, cioè utilizzare i costruttori della classe di base per inizializzare gli attributi della classe di base. Poi questo può essere fatto o con un costruttore di default, cioè senza parametri, oppure andando a utilizzare un costruttore specifico con dei parametri. Allora, all'interno della classe estesa, le chiamate alle funzioni della classe di base devono essere sempre precedute da super? No, allora, a me interessa qui andare a mettere super perché mi ritrovo dentro lo stesso metodo e quindi a me interessa la variante che è definita nella classe di base. Se diciamo, volessi andare a chiamare qualche metodo che sta nella classe di base, non ho necessità. Ad esempio, qui abbiamo un resize che è già stato fatto. Per cui, se volessi, tolgo questo commento qua che in realtà potrebbe essere omesso, però. Se io qui voglio andare a verificare se sto aggiungendo un elemento oltre le dimensioni dell'array, resize sostanzialmente fa riferimento all'unico resize che c'è, che non è qui, ma bensì nella classe di base. Quindi è come il this, esattamente come il this. Quando io uso this punta a un oggetto della classe, in questo caso vettore ordinato, che ha ereditato già tutti gli attributi e tutti i metodi che stavano definiti nella classe di vettore, che era quella di base. Quindi non li vedo se sono privati direttamente, però posso ovviamente utilizzarli se sono pubblici o se sono protected, come nel caso specifico. Ok. Benissimo. A questo punto, vi propongo un altro piccolo esercizio che poi porteremo avanti anche la prossima volta quando vi avrò parlato un po' più nel dettaglio di quelle che sono le classi astratte. Immaginiamo, e vi creo un main per farvi vedere che cosa mi piacerebbe poter scrivere, quindi espressioni aritmetiche. A me piacerebbe poter scrivere qualcosa del tipo espressione e uguale a prodotto di 4, virgola, somma 3.
2. Questo è quello che vorrei poter scrivere e vorrei poter anche scrivere un qualcosa del tipo system.out.println e punto valore. Anzi, di più, e punto toString più uguale più e punto valore. Vi faccio notare che ho utilizzato un approccio molto diverso rispetto a quello che abbiamo utilizzato finora. Finora abbiamo detto, va bene, ci serve una classe, quindi iniziamo a ragionare sulla classe e andiamo a costruirla. Qui invece sto andando a ragionare in termini di quello che vorrebbe essere l'uso di una classe o più classi o quelle che vengono utilizzate. Ovviamente lo posso scrivere, ma notate tranquillamente che Eclipse mi dà una serie di errori, mi dice che espressione non c'è, che somma non c'è, che prodotto in questo caso non mi dà l'errore, ma non c'è neanche lui, toString di e non si sa che cosa sia, valore non si sa che cosa sia, quindi sostanzialmente ci sono una serie di errori, quindi questo codice ovviamente così com'è non lo posso eseguire. Quindi se io provassi a eseguire questo, mi dice, vabbè, ci sono degli errori, dico procedi comunque, attenzione, ci sono dei problemi di compilazione. Ad esempio, non riesco a trovare somma dentro espressioni aritmetiche. Ok? Benissimo, a questo punto proviamo a sfruttare le capacità di Eclipse di intuire quelle che sono le nostre esigenze. E quindi, ad esempio, manca un'espressione. E quindi diciamo a Eclipse di creare la classe espressione. Ci va bene così com'è e quindi ci crea la classe espressione. A questo punto, dentro espressioni aritmetiche, vedete che un errore mi è scomparso. Il valore non c'è, quindi andiamo a dire di creare il metodo valore dentro la classe espressione. E quindi mi crea valore. Okay. Non vogliamo che sia una string, ma diciamo che potrebbe essere un double. E restituiamo però a 0. Okay? E quindi via di questo passo io posso andare a costruire o far costruire a Eclipse tutta una serie di elementi. Okay? A questo punto somma e prodotto potrebbero essere definiti dentro espressione come metodi statici. Quindi potrei andare a mettere qui public espressione prodotto e qui vado a mettere qualche cosa, quindi return null. Static. Espressione somma return null. In realtà il prodotto nel nostro caso prevede un double e un'espressione. La somma prevede due double. Uso double invece di int, ma quindi double A, espressione B, double A, double B.
somma continua a essere qualcosa che noi non riusciamo a vedere. Quello che posso fare è, se ricordate quando abbiamo parlato dei metodi statici, io posso utilizzare un import static eredità.espressione.get asterisco. Quindi sostanzialmente questo mi rende visibile all'interno di questa classe tutti i metodi statici definiti dentro espressione. Quindi somma e prodotto sono sostanzialmente due metodi statici definiti dentro espressione che a questo punto sono utilizzabili direttamente senza nessun prefisso. Quindi sostanzialmente questo che cosa fa? Vedete che quando ho messo il doppio asterisco automaticamente mi ha generato un pezzo di commento con i parametri e questo che mi dà la descrizione del valore di ritorno. Calcola il prodotto di un valore per un'espressione. Il parametro i valore, espressione, return, l'oggetto espressione che rappresenta il prodotto. Anche qui, possiamo scriverlo qua, calcola la somma di due valori. Primo valore, secondo valore. Return, l'oggetto espressione che rappresenta somma. Che cosa mi aspetto qui dal mio output del toString del valore? Mi aspetto un qualcosa del tipo 4 per 3 più 2 uguale a 20. Visto che sono double, mettiamoci pure la nostra cifra decimale. Ok, a questo punto, come faccio a costruire espressioni di questo tipo? Beh, in generale la struttura è una struttura, se immaginiamo espressioni molto generali, quindi non semplicemente queste che vediamo qua, è una struttura che potrebbe essere definita ad albero, in cui ho un elemento che è quello più l'ultima operazione che faccio, che ha due sottoelementi che sono l'operando di destra e l'operando di sinistra, entrambi possono essere dei valori oppure delle espressioni. E via di questo passo. Quindi sostanzialmente ho una struttura che quella che vediamo qui. Quindi in pratica ho una classe di base che è l'espressione e delle classi derivate che sono un operando, quindi un valore, e ad esempio la somma, ma potrei anche avere il prodotto. Ok, quindi vado a creare tanti oggetti diversi, di tipi diversi, che rappresentano le diverse operazioni che vengono fatte. Ovviamente, quando io ho un semplice valore, double,
quello che posso fare è ben poco, mentre invece quando ho un'operazione complicata, ovviamente questo deve fare riferimento a altre due sottoespressioni. In questo caso io ho introdotto questa classe espressione perché è quella più generale, in modo che l'addizione, che noi vediamo qua, possa fare riferimento sia a un'altra operazione, sia a un valore normale. Quindi la mia classe espressione ha un valore, avrà poi un public string to string, ma quello che mi interessa sono piuttosto le sue sottoclassi, quindi abbiamo detto che ci interessa andare a definire una nuova classe che possiamo chiamare operando oppure valore, che estende espressione. Sostanzialmente avrà un valore privato, il valore di tipo double, avrà un costruttore, public valore double valore. E poi avremo un override di public double valore che fa un return di valore. Vi faccio notare che io ho utilizzato la parola valore in tre modi diversi. Qui è il nome della classe che è una maiuscola. Questo è un attributo e questo è un metodo. Io posso tranquillamente in Java utilizzare lo stesso nome, l'importante è che siano due cose abbastanza distinte, quindi ho due metodi che hanno parametri diversi, oppure un metodo e un attributo. Non c'è ambiguità perché ovviamente se metto le parentesi tonde dopo si tratta di un metodo, se non le metto si tratta dell'attributo. E poi public string to string return string.value of valore. Posso andare a definire, e adesso diventa la cosa più interessante, un qualcosa che possiamo chiamare operazione. Che avrà due attributi, quindi un private, ad esempio carattere, operatore, più o meno per e diviso, e un private espressione. Sinistra e un private espressione destra. Quindi quando vado a creare un'operazione, faccio scrivere source generate constructor. Mi faccio generare costruttore fatto così. Allora, il super
l'abbiamo visto prima, in realtà se io non lo metto, automaticamente viene aggiunto comunque dal compilatore, quindi è inutile metterlo esplicitamente. E poi ho un at override public double valore. Come faccio a calcolare il valore di un'espressione? Beh, sostanzialmente dipende dal tipo di operatore che sto facendo, che sto utilizzando, per cui posso fare uno switch su operatore case più, faccio return sinistra punto valore più destra punto valore. E posso fare la stessa cosa per più o meno per è diviso. Ovviamente facendo operazioni diverse. Allora, non so che cosa ho sbagliato qua. Dentro espressione. Allora, scusate, ho dimenticato qua di andare a dire che estende espressione. Ok, quindi non trovava, ovviamente non avendo la superclasse, non trovava il esattamente come corretto il commento. Non essendoci la superclasse non c'era il metodo valore da ridefinire. A questo punto torno nella mia classe espressione, quindi quando devo fare la somma tra due valori, andrò a dire valore sinistra uguale new valore di A, valore destra uguale new valore di B, e poi faccio un return new operazione somma sinistra e destra. Ok, quando devo fare un prodotto, che cosa faccio? Vado a dire valore sinistra uguale new valore di sinistra, scusate, di A. E poi return new operazione, in questo caso è un prodotto, carattere, virgola, sinistra, virgola, B. Ok, qui stiamo, vi faccio notare, facendo tutta una serie di operazioni sfruttando quelli che sono operazioni di upcast. Quindi qui sto creando un oggetto operazione e viene fatto un cast a espressione che è la classe di base. Anche qui ho creato un oggetto sinistra di tipo valore e lo sto passando qui a un metodo che si aspetta un'espressione classe di base, quindi di nuovo upcast. Infatti restituiamo un oggetto di tipo operazione che è un'espressione. Operazione estende espressione, quindi è un'espressione, un tipo particolare di espressione. Il valore anche
è un'espressione. Quindi il principio di sostituibilità mi dice che ovunque mi aspetto un'espressione posso anche passare un oggetto di una classe derivata. E il linguaggio mi garantisce che tutto funzioni correttamente, perché la classe derivata eredita tutti i metodi che erano presenti nella classe di base, quindi se cerco di utilizzare un metodo della classe di base lo trovo comunque nella classe derivata, eventualmente trovo una sua variante. Infatti, sia in valore ho ridefinito valore che toString, anche questo ho dimenticato, è un override. E anche in operazione ho l'override di valore e adesso vado a mettere anche l'override di public string to string. Che cosa restituisco? Beh, sostanzialmente restituisco una parentesi tonda, seguita da sinistra.toString, seguita da spazio, seguita da l'operatore, scusatemi, un altro spazio e poi destra.toString. E infine una coppia di tonde. Ovviamente il metodo toString potrebbe essere lo stesso, perché magari il prodotto chiama il metodo toString su la somma, che sono due oggetti di classe operazione. Ovviamente prima o poi finisce perché alla fine avremo dei numeri. A questo punto, se io torno alla mia espressione aritmetica, se non ho sbagliato nulla, dovrei avere 4 per 3 più 2 uguale a 20, che è esattamente quello che mi aspettavo. L'unica differenza è che qui ho messo delle parentesi tonde esterne per garantire che tutto sia corretto. Ok? Se volessi togliere le parentesi tonde esterne, avrei la necessità di capire se l'elemento a cui mi sto mettendo le parentesi tonde ha la necessità di, quindi se è un operatore e se è un'operazione oppure no. Quindi, andando a vedere la nostra operazione, invece di mettere le parentesi qua, le potrei mettere attorno a sinistra e destra. Okay. Il problema è che le andrei a mettere, se vi metto le parentesi tonde sia attorno a sinistra che attorno a destra, quello che ottengo praticamente è di avere le tonde attorno sia al 4 che al 3 che al 2, che sostanzialmente non... Finisco questa spiegazione e poi rispondo all'ultima domanda che c'è nella chat. In realtà io le parentesi tonde le vorrei mettere soltanto se sinistra oppure destra sono delle operazioni e quindi richiedono delle tonde. Per cui quello che posso fare è commentare e quindi andare a dire se sinistra punto, sinistra instance of operazione, allora dentro la mia stringa risultato vado a mettere res uguale
parentesi tonda più sinistra punto toString più tonda, altrimenti metto semplicemente res più uguale a sinistra punto toString. Stessa cosa per destra, e qui in mezzo vado a mettere lo spazio più l'operatore più un altro spazio e faccio un return di res. A questo punto, se non ho fatto errori, ottengo esattamente quello che avrei voluto ottenere prima. Quindi metto le parentesi soltanto dove è necessario. Allora, domanda. Questo è l'unico modo per calcolare l'espressione aritmetica o si può seguire anche la strada dei BST con la visita in order? In realtà, questa serie di chiamate ricorsive con sia il valore sia la stampa con il toString di fatto sono una visita in order. Quindi se noi torniamo qua sostanzialmente io ho un oggetto che è il mio prodotto che ha a sinistra il numero 4, a destra ha sostanzialmente un altro oggetto che è sempre un operatore che ha qui 3 e di qua 2, dove fatemi mettere in verde questi 3 sono dei valori, mentre invece gli altri, questo e questo sono delle operazioni. Quindi quando io chiamo il metodo valore sull'espressione che rappresenta il prodotto, che quindi è questa, questo cosa fa? Mi chiama valore sulla sinistra, facciamo la stringa. Quando chiamo il toString su questo, chiama il toString su questo, poi mette il prodotto, poi chiama il toString su questo, e questo che cosa fa? Chiama il toString su questo, poi mette il più, e poi mette il 2, e poi restituisce il risultato. Quindi, di fatto, queste funzioni, sia il toString che il valore, implementano quella che è una visita in order. Ok, perfetto. A questo punto vedete che io qui o poi ho dentro, scusate, dentro espressione ho definito queste operazioni prodotto, double espressione. Ovviamente posso andare a definirne tante varianti, quindi potrei mettere espressione e double, quindi questo diventa destra,
questo diventa A e questo diventa destra. Posso andare a mettere prodotto, double double, prodotto, espressione, espressione. Ok, eccetera. L'alternativa a utilizzare questi metodi statici per andare a costruire questa espressione è quella di andare a scrivere, sostanzialmente ve lo scrivo qua sotto, senza i metodi statici. Sostanzialmente avrei detto E uguale new operazione prodotto, dove operazione di sinistra è uguale a new valore di 4 e l'operatore di destra è uguale a new operazione più new valore 3 virgola new valore 2. Ok, il risultato è esattamente lo stesso, solo che questi metodi statici, somma e prodotto, mi semplificano questa scrittura. Ad esempio, invece di andare a scrivere new valore di 3, io semplicemente metto 3 e poi il metodo si occupa di andare a il metodo statico si occupa di andare a prendere quel valore e costruirci l'oggetto di tipo valore. A questo punto noi possiamo anche pensare di andare a fare qualche piccolo test. Allora, finora quello che noi abbiamo fatto è di andare a scrivere dei programmi main, eseguirli e vedere se la stampa è un qualcosa di ragionevole. Quello che potrei andare a verificare è a questo punto non soltanto fare una stampa, ma andare a dire if e punto valore è uguale a 20.0 system out println. Ok, scusate, valore è, altrimenti system.r.println errore. Mi aspettavo venti. Lo scrivo direttamente qua, che è più semplice. Ma ho ottenuto e punto valore. Poi posso andare a verificare di nuovo questa nuova espressione e andarla a verificare. O meglio, potrei andare a definire un metodo statico, verifica uguaglianza, double effettivo, double atteso.
semplicemente andiamo a mettere un valore booleano. Se effettivo uguale uguale atteso, stampo ok, altrimenti mi aspettavo atteso, ma ho ottenuto effettivo. In questo caso return true, in quest'altro return false. Allora, domanda, per i test di verifica si potrebbero usare gli assert? Sì, ma gli assert in Java sono pensati non tanto per fare i test, ma quanto piuttosto per andare a mettere delle verifiche che mi garantiscano il funzionamento corretto di tutto il sistema. Quindi non è esattamente così che si fanno i test. A breve, una delle prossime lezioni, vi parlerò di JUnit, che invece è il modo standard di eseguire i test in Java. A questo punto, invece di scrivere tutta questa pappardella qua, nel mio main posso tranquillamente andare a dire verifica uguaglianza. L'effettivo è e.valore, l'atteso è 20.0. Allora, scritto male. Sì, l'avevo scritto male, scusatemi. Posso fare la stessa operazione qua sotto. Posso andare a scrivere un altro test che è ad esempio prodotto 7,6 punto valore. E a questo punto quello che ottengo è una serie di ok. Se sbaglio il testo oppure mi aspetto un valore diverso, mi viene un errore. Ovviamente possiamo andare a vedere l'output per vedere il risultato, questo magari in fasi iniziali, però in generale il modo raccomandato di andare a verificare il funzionamento di un programma è per l'appunto di fare dei test espliciti, anche perché immaginate di non avere due o tre casi come questi, ma di averne decine, e quindi che vogliate provare prodotti, somme, eccetera. Rischiate di avere un output molto lungo è difficile andare a identificare possibili errori. Se invece fate delle verifiche di questo tipo, poi vedremo che con JUnit questo tipo di scrittura è ancora più facilitato e molto meglio perché vi basta schiacciare un pulsante e automaticamente il vostro programma è verificato. Ok, a questo punto direi che la nostra panoramica su un po' di caratteristiche dell'ereditarietà è concluso. Abbiamo visto un paio di esempi, uno un po' più semplice, un altro un po' più sofisticato. Adesso vi metto su repository anche quest'ultimo. Sì, esattamente. Faccio immediatamente il commit.
Elezione del, abbiamo detto che il 30 marzo, parte 2. Ok, il commit dovrebbe essere a posto e quindi dovreste trovare tutto. Ricordatevi che se voi avete già fatto un import del progetto, quello che dovete fare è andare sul progetto generale, fare un clic destro e poi fare team e update. Questo sostanzialmente aggiorna quello che voi avete con le ultime modifiche che ci sono sul repository. In generale, prima di fare qualunque cosa, fate un update in modo da avere le versioni aggiornate. Vi ricordo che i repository da cui potete prendere questo codice, dal vostro punto di vista, è in sola lettura, quindi non potete poi fare un commit di quello che volete. Se invece volete prendere il codice che io ho scritto, provare a modificarlo, fare delle prove, cosa che io ovviamente incoraggio, vi conviene copiare il codice in un nuovo progetto vostro e poi salvare quello sul vostro repository personale. Per fare quello, quello che si fa è andare a selezionare un progetto e fare Team Share Project. Team Share Project vi chiede, di andare a selezionare il repository, probabilmente voi avrete già il repository vostro, predisposto e semplicemente, vi permette di andare a generare, una cartella dentro un repository che contiene il nuovo progetto. A questo punto potete utilizzare quello, e salvare le vostre modifiche. Prima di chiudere, una piccola osservazione, su quella che è la classe espressione. Avete visto che in realtà valore e toString sono ridefiniti, in entrambe le due sottoclassi, quindi sia valore che operazione ridefiniscono il metodo valore e il metodo toString. È ovvio perché in realtà espressione è una classe che non rappresenta un concetto vero e proprio, un concetto generico, rappresenta la generalizzazione del valore e dell'espressione, scusate, e dell'operazione. Quindi questi metodi in realtà sono inutili, anzi, sono potenzialmente dannosi, nel senso che se io vado a definire un'altra sottoclasse, so, immaginiamo un'operazione che cambia il segno. L'operazione che abbiamo visto noi in realtà è un'operazione binaria, ha bisogno di due valori, sinistra e destra. Magari mi interessa il cambio di segno, che è un nuovo tipo di espressione particolare che rappresenta il cambio di segno. Ecco, in quel caso potrei dimenticarmi di andare a ridefinire valore oppure toString, e a questo punto il risultato è che non mi stampa nulla. Per cui in realtà quello che potrei pensare di fare qui è andare a dire system out println, attenzione, il metodo valore dovrebbe essere ridefinito. Anzi, error, perché così è un messaggio d'errore. È ovvio che però immaginate voi di essere gli utenti di questa classe o comunque questa libreria che comprende espressione più di altri. Se nell'esecuzione vi esce fuori un messaggio, attenzione, il metodo dovrebbe essere overridden, non vi fa molto piacere e sicuramente vi fa ancora meno piacere se prendete questo codice, lo mettete in un prodotto vostro, lo vendete a qualcuno e qualcuno vi dice: ma che cos'è questo messaggio d'errore? Allora, il problema è che quando usiamo l'ereditarietà ci sono alcune classi, questo è un esempio tipico, che in realtà rappresentano dei concetti
che possiamo chiamare astratti. E in questi tipi di classi è possibile, e questo è l'esempio palese, che alcuni metodi non abbiano una implementazione sensata. E quindi mi piacerebbe tanto poter andare a dire: attenzione, io questo metodo non lo voglio implementare e vorrei obbligare le sottoclassi a effettivamente dare un'implementazione, a fare un override. Ecco, io posso fare questa operazione andando a definire questo metodo come abstract e invece di andare a mettere il corpo del metodo, andare a semplicemente mettere un punto e virgola. A questo punto l'intera classe può essere dichiarata come classe astratta. Quindi dichiaro questo metodo abstract e posso anche dichiarare il toString. Tutti questi elementi diventano astratti e quindi io posso poi avere tante varianti, ma non ho necessità di andare a definire qui dentro un'implementazione che sarebbe veramente artificiosa. Ecco, le classi astratte e poi le interfacce, saranno uno degli argomenti delle prossime lezioni. Direi che con questo, se non avete altre domande, per oggi possiamo chiudere. Ok, nessuna domanda. Ovviamente se poi ci sono domande specifiche, c'è sempre Slack in cui io rispondo, insomma, di tanto in tanto quando ho un attimo di tempo. Vi pubblicherò ovviamente un altro paio di lezioni prima di quella di mercoledì prossimo. Per oggi vi saluto, buona giornata e arrivederci a mercoledì.